spinto dai pretoriani del discorso pubblico, dai padroni del discorso, come io li chiamo, i quali debbono liquidarla come omofoba intrinsecamente, come premoderna, come superata, come discriminatoria. Pensate anche solo all'uso retorico della categoria di femminicidio. Ovviamente vi sono i femminicidi e bisogna battersi perché non avvengano, ma il discorso che passa tramite i padroni del discorso, il loro solerte operato, è che la famiglia in quanto tale è una forma di violenza oppressiva esercitata dal maschio sulla donna e che il modello eterosessuale in quanto tale è omofobo, cioè non tollera le alterità. Io nel libro rovescio queste grammatiche a proposito di termini di conio mio, e dico che in realtà il capitalismo è eterofobo, non accetta alterità, vuole vedere ovunque, vuole omologare il mondo intero, produrre il medesimo su scala planetaria, la globalizzazione dell'indifferenziazione è il suo modello, e della disuguaglianza. La globalizzazione rende uniforme il mondo intero e insieme fa crescere smisuratamente le disuguaglianze di tipo sociale ed economico. Questo è il suo processo, eh? Egualizza perché conforma tutto al modello unico e disegualizza perché cresce esponenzialmente nella globalizzazione la differenza tra i primi e gli ultimi, tra i dannati della mondializzazione e i suoi signori. Ecco perché, ripeto, la famiglia è effettivamente contestativa per sua essenza e diventa qualcosa di intrinsecamente rivoluzionario. Bisogna ripartire da questo vincolo etico, bisogna ripartire da questa forma di resistenza rispetto alla mondializzazione oggi dominante, e non è certo un mistero che oggi il potere capitalistico l'abbia presa di mira. Ecco, l'abbia presa di mira. Io nel libro riporto tutta una serie di modi in cui la globalizzazione delle nostre menti negli ultimi anni ha con solerzia diffamato e resa in qualche modo sospetta la famiglia, no? Cito a un certo punto la Bibbia del turbocapitalismo sradicato, che è Cosmopolitan, nel nome è già un programma, che dice se sei single il mondo è migliore. Cito anche una serie televisiva rigorosamente americana, Sex and the City, in cui una delle protagoniste diceva: vedi, se sei single il mondo è un grande buffet, no? Forme ovviamente patetiche, come molte delle cose che provengono da oltreoceano, però emblematiche dello spirito del tempo, della diffamazione permanente dell'istituto familiare. Invece, in una sperduta provincia antica romana, che si chiama Tracia, un poeta bulgaro contemporaneo, vivo, esclama: Oh Dio, è tardi. Le città costruite di innamorati vengono presi dai disinnamorati. È proprio così. E io il libro lo chiudo dicendo che la famiglia è la prima formula di comunità, la prima forma di comunità, e quindi finché vi è famiglia vi è comunità, e quindi finché vi è famiglia vi è speranza. Ecco, chi oggi si sposa E effettivamente devono è essere rivoluzionario. innamorati prima di Certamente. tutto. Invece poi le città li stanno distruggendo, quelle città costruiti di, forse non l'ho tradotto bene, costruiti di innamorati, vengono presi da quelli che non sono più innamorati. Certamente. Boris Qua mi fermo. Christoph è un omonimo del basso italiano bulgaro, quindi anni 60, 50. Ecco, questo è. Grazie. Grazie a voi.